In questa puntata ci troviamo direttamente nel quartier generale della Idrogru. La squadra sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi prima di calarsi in una sfida per il quale si è a lungo preparata. Ma andiamo con ordine. Roberto Vezzelli, il boss delle Idrogru, insieme al suo team, sta per affrontare un test di omologazione da parte del TUV, l'ente certificatore preposto a vagliare i nuovi veicoli speciali dell'azienda. Stiamo facendo il test con il TUV. È un ingegnere che viene direttamente dalla Germania, autorizzato dalle autorità giapponesi per provare la gru prima che venga imbarcata per il mercato giapponese. Il tecnico TUV responsabile del test sta per arrivare. E nel frattempo la mega officina di Vezzelli continua l'assemblaggio delle nuove Idrogru in lista di consegna. Tra opere di carpenteria, assemblaggio e verifiche tecniche, alcuni addetti preparano la macchina per l'arrivo del tecnico. Puntuale, arriva infatti il tecnico del TUV. This is our troop. I know it is. And now we begin with the test. Okay. La protagonista di questa puntata è la IB140 Idrogru, un'autogru comportata di 140 tonnellate e braccio inclinabile a tre sfili telescopici. Munita di zavorre autocaricabili fino a 16 tonnellate, questa autogru di libera circolazione pesa di base 32 tonnellate ed è dotata sia di un impianto idraulico con pompe e circuiti indipendenti, sia di distributori proporzionali per effettuare movimenti precisissimi. Ciò che rende veramente unica questa Idrogru è la possibilità di sfilare il braccio telescopico sotto carico fino a 75 tonnellate grazie ai pattini in materiale speciale Xantal B. Questo capolavoro di ingegneria è progettata appositamente per il mercato asiatico. Una volta tirata a lucido, la bestia è pronta per uscire nel piazzale esterno e il test può avere finalmente inizio. Il TUV è un organismo molto professionale. Deve svolgere 5 tiri che gli sono stati imposti dal committente finale, che è Bando Motor, il nostro dealer giapponese. I 5 tiri vengono fatti con una sequenza da loro decisa. Verrà misurata la macchina sia con il tiro in tabella che con il sovraccarico. L'overload è calcolato dall'ingegnere con un algoritmo deciso dalle autorità giapponesi, in cui noi non entriamo nel dettaglio, ma vi assicuro che metterà a dura prova le nostre macchine. Ricapitolando, la IB140 dovrà essere sottoposta a 5 sollevamenti sempre più pesanti sotto l'occhio attento di Achim, il tecnico del TUV. Se la nuova Idrogru supererà il test, il dealer giapponese avrà la sua merce, ma se qualcosa dovesse andare storto, l'autogru non passerà il collaudo, la spedizione via nave salterà e per la Idrogru non sarà una bella giornata. L'operatore in assistenza procede a collegare delle cinghie al bozzello di caricamento dell'autogru. Queste fasce speciali vengono agganciate alle prime zavorre. Il primo e il secondo tiro avvengono senza troppe difficoltà. L'autogru rimane piantata a terra e Achim, il tecnico del TUV, accerta il successo di queste prime due operazioni. Successivamente si passa al terzo tiro. Quindi si procede a caricare sul posteriore della cabina gli elementi che fungeranno da zavorra per il veicolo. Ora, come potete vedere, stiamo caricando le altre zavorre di cui è dotata la macchina. In pratica la gru si autocarica le zavorre. Con il braccio se le posiziona sul posteriore della macchina e con la torretta ruota e con due cilindri idraulici le va a pescare. Una volta caricate, la macchina ha le migliori performance per i tiri a lungo raggio. Finalmente siamo pronti per il terzo tiro. Adesso facciamo sul serio. Queste sono 25 tonnellate a 10 metri.
Il tecnico TUV, che è il nostro amico Achim, ce le farà sbracciare fino al limite del suo algoritmo. Se tutto va bene, la macchina è stabile, non si alza, non si piega, non flette, non si ribalta. Deve andare bene la cosa. Sarcasmo a parte, il software di taratura montato sulla IB140 consente di effettuare anche questo tiro senza troppe difficoltà. L'autogru ha reagito secondo le aspettative, ma è ora il turno dei due tiri più impegnativi. Il veicolo sta per essere sottoposto a sollecitazioni titaniche e per i sollevamenti in programma anche i cieli sembrano agitarsi. Abbiamo il quarto tiro. Abbiamo 11 tonnellate a 17 metri. Le appoggiamo, siamo in tabella perfettamente. Poi le solleviamo e le portiamo al limite. Il certificatore TUV, collaborando con la squadra di Vezzelli, verifica che tutti i parametri del test rientrino tra quelli assegnati dall'algoritmo. La macchina comunque è calamitata a terra, problemi non ce n'è. E ancora una volta la IB140 passa il test senza riserve. Arrivati a questo punto, non resta che effettuare la prova più dura del test, il sollevamento indiscutibilmente più pesante e impegnativo. Giunti al quinto ed ultimo tiro, la squadra di Vezzelli comincia ad assemblare tutte le zavorre di svariate dimensioni e peso fino a formare un gigantesco monolite alto quasi due piani. Adesso arriva la star, la vera star della giornata, il monolite, 90 tonnellate. Lo dobbiamo sollevare, ruotare nella parte laterale della gru. Faremo tutte le misurazioni e poi lo sbracceremo fino a quando l'ingegnere non sarà soddisfatto. Il tempo di quest'ultimo sollevamento, dallo spaventoso peso di 90 tonnellate, è giunto inesorabilmente sul braccio della IB140. Impostando le taglie della fune in acciaio, il monolite in cemento viene lentamente imbrigliato. Le opzioni sono soltanto due: o una nuova idrogru sarà pronta per varcare il mercato internazionale, o la spedizione in Giappone salterà. Allora, l'operazione che stiamo svolgendo è naturalmente al limite delle possibilità della gru, perché siamo già a fine corsa con il bozzello. Abbiamo ovviamente girato la chiave per fare la prova estrema. Continuiamo a abbassare il braccio e alzare di argano. In questo modo vediamo di raggiungere lo sbraccio massimo che richiede l'ingegnere. Di là, ovviamente, lo stabilizzatore deve rimanere ben saldo al terreno. Dando sfogo alla massima potenza del proprio impianto oleodinamico, la Idrogru riesce a fare il primo quarto di giro con il monolite. Fatto il giro di boa, l'ultima parte di questa sfida è farlo tornare al punto di partenza. È molto importante guardare questo punto, è dove c'è la massima flessione. Tutto acciaio alto resistenziale, Veldos 960, spessori abbastanza importanti, comunque la flessione si vede. E la rigidità è importante perché la gru questa operazione la fa in rotazione. Quando ruoti la macchina deve stare livellata. Ma riportare il totem da 90 tonnellate al suo punto di partenza è tutt'altro che semplice. Ora l'operazione è ancora più dura perché un conto è portarla lontano e abbassare il braccio, che tutti i santi aiutano. Però dobbiamo riprenderlo, sollevarlo. La geometria ovviamente è a sfavore. Ora lo solleviamo tenendolo sempre vicino al terreno. Poi la potenza della macchina. I calcoli ingegneristici e sfilando sotto carico avviene la magia. Il gigantesco monolite appeso al braccio della IB140 ritorna al punto di partenza.
La prova è soddisfacente, l'ingegnere promuove la macchina. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti, la macchina risponde bene, avanti così. Achim, il certificatore, procede a benestariare i punti prestabiliti del veicolo con il sigillo del TUV. La missione è compiuta. A questo punto non resta che spedire al dealer giapponese la nuova bestia di casa Idrogru.